È vero che hanno tenuto Franco e Marco, ma hanno tenuto pure Zugno, che è un giocatore che è cresciuto tanto, che io ho spinto tanto a Meo Sacchetti per convocarlo questo futuro raduno, perché è un ragazzo che secondo me ha grandi margini di miglioramento ed è uno dei pochi playmaker che esistono realmente, no? E detto questo, hanno inserito dei giocatori che sicuramente stanno giocando con grande fiducia. È una squadra, un mix tra esperti e veterani. È vero che hanno cambiato tanto, però è ritornato per esempio Williams, no? E quindi già conosce l'ambiente, conosce la filosofia del coach, conosce Evangelisti stesso, si è portato Cannon, che è un suo caro amico, un compagno del college di Williams, hanno fatto questa scommessa, credo che l'hanno azzeccata. E Agrigento è una squadra, come mi diceva ieri Ramondino a telefono, una delle più ostiche di questo campionato. Perché è una squadra che ha degli assetti molto particolari, no? In tante partite loro sono state soprattutto fuori casa sotto, anche in doppia cifra, però all'improvviso, soprattutto nella seconda parte, trovano un equilibrio importante utilizzando quattro piccoli che non dal numero 5, no? E lì hanno creato tanti problemi a tantissime squadre e quindi c'è da tamponare tanto sotto questo punto di vista. E ci sono tanti componenti, no, contro Agrigento, però è chiaro che loro hanno dei punti di riferimento ben chiari. Marco è uno di questi, che è un giocatore creativo, uno dei migliori realizzatori del campionato. Prende tante iniziative, lo conosciamo abbastanza bene, e allo stesso tempo dobbiamo stare attenti molto a Zugno, perché comunque è il vero cervello di questa squadra. Williams altrettanto, che è un giocatore di sistema, e senza sottovalutare soprattutto le prestazioni di Pepe e di Ambrosin, che sono dei giocatori molto importanti per loro.